Allora, buongiorno a tutti quanti. Come vedete dall'immagine delle diapositive, siamo entrati nel mese dell'Avvento. Oggi è la prima domenica di Avvento, il 27, siamo a 4 settimane dal Natale e accendiamo la prima candela della corona dell'Avvento, che è quella che simboleggia la speranza. Speranza. Paolo ha detto della speranza. Romani 3, versetto 5. Questa speranza poi non ci porta alla delusione. Perché accada quel che accada, sappiamo che Dio ci ama e sentiamo dentro di noi il calore del suo amore che per mezzo dello Spirito Santo ci ha riempito il cuore. E forse avete notato che dal titolo del messaggio, quello su in cima, la serie dei messaggi che stiamo facendo siamo ancora su Giona, perché non abbiamo finito di leggere il libro di Giona. Ma la serie di messaggi era la misericordia inaspettata di Dio, e il titolo si è mutato in la misericordia promessa di Dio. Dio aveva promesso che avrebbe mandato qualcuno da sempre a riscattarci, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che sarebbe stato veramente il figlio di Dio a farlo. Questa è la natura di Dio, un Dio che non ha amore, un Dio che è amore. Ora, se qualcuno ti ama, ti ascolta. Quando tu hai una persona che ti ama veramente, apre le orecchie e ti ascolta. È per quello che la speranza è indissolubilmente legata alla preghiera. Ecco cosa dice Dio alla preghiera nei Salmi. Salmo 50, versetto 15. Poi invocami nel giorno della sventura, io ti salverò e tu mi glorificherai. Il Salmo 66, versetto 20. Benedetto sia Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. Il Salmo 102, il versetto 17, egli ascolterà la preghiera dei desolati e non disprezzerà la loro supplica. E infine il Salmo 32, il versetto 6, perciò ogni uomo pio ti invochi mentre può essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Noi possiamo rivolgerci a Dio in qualsiasi occasione, in tutte le occasioni, in qualsiasi circostanza, non importa quello che abbiamo fatto, non importa in quale stato emotivo ci troviamo, nulla dovrebbe impedirci di rivolgerci a Dio. Eppure sapete cos'è, fratelli e sorelle, che spesso ci fermiamo dal comunicare con Dio, ci fermiamo dal comunicare con questo Dio che è amore. E quando ci fermiamo ci troviamo in una lunga fila di persone che hanno fatto lo stesso, e anche Giona ha fatto questo. Soprattutto alla luce dell'ultimo versetto, quello che dice: perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Allora, leggiamo qual è lo stato, la situazione in cui si trova Giona in questo momento. Giona capitolo 2, dai versetti 1 al versetto 11, dice così: il Signore fece venire un gran pesce per inghiottire Giona. Giona rimase nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore, il suo Dio, e disse: io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed egli mi ha risposto. Dalla profondità del soggiorno dei morti ho gridato e tu hai udito la mia voce. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. La corrente mi ha circondato, tutte le tue onde, tutti i tuoi flutti mi hanno travolto. Io dicevo: sono cacciato lontano dal tuo sguardo, come potrei vedere ancora il tuo Tempio Santo? Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha inghiottito, le alghe sono attorcigliate alla mia testa. Prossima. Sono sprofondato fino alle radici dei monti, la terra ha chiuso le sue sbarre su di me per sempre, ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, o Signore mio Dio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo Tempio Santo. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia.
ma io ti offrirò sacrifici con canti di lode, adempierò i voti che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. E il Signore diede al pesce, ordine al pesce, e il pesce vomitò Giona sulla terraferma. Ora, ciò che ha pregato Giona nel ventre del pesce è più o meno, parola più, parola meno, quello che il Signore aveva già detto a Davide, Asaf e a quant'altri hanno scritto i salmi. Vediamo la prossima. Giona ha detto, versetto 3 del capitolo 2, io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia ed Egli mi ha risposto. Il Salmo 120, il primo versetto, dice: nella mia angoscia ho invocato il Signore ed Egli mi ha risposto. Prossima. Giona dice al versetto 7, ma tu mi hai fatto salire dalla fossa, o Signore mio Dio. Il Salmo 103, versetti 2 e 4 dicono: benedici, anima mia, il Signore, e non dimenticare nessuno dei Suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana le tue infermità, salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassione. E infine, prossima, al versetto 9, Giona dice: quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia. E il Salmo 31, versetto 6 dice: detesto quelli che si affidano alle vanità ingannatrici, ma io confido nel Signore. La Bibbia è un unico piano, è un piano dall'inizio alla fine, di libro in libro, di generazione in generazione, di episodio in episodio, di carattere in carattere, di evento in evento. È un libro che parla di speranza, la speranza di cui abbiamo acceso la candela oggi, la misericordia, di una misericordia promessa che ci esorta a parlare di Dio agli altri. La scorsa settimana, vi ricordate, abbiamo concluso dicendo che quando non sappiamo che cosa pregare, lo Spirito Santo ci viene in aiuto. Ma la stessa cosa vale per la Bibbia, per la Bibbia. Quante volte, quando ci è capitato di essere in una situazione, ci viene in mente una scrittura che parla proprio di quella situazione? Non so a voi, ma a me è capitato spesso. Oppure quando stiamo valutando di fare, cosa fare in una situazione della nostra vita, e ci viene in mente la parola di una scrittura e riconosciamo che quella risposta è quella che cercavamo. A me è capitato molte volte, spesso. La Bibbia, la parola di Dio, è un serbatoio da cui poter attingere, ma solo se la leggete. Solo se la leggiamo, se la studiamo e la memorizziamo. Giona dimostra che aveva studiato la parola di Dio, l'aveva fatto, e sta pregando. Però un attimo, che tipo di preghiera sta pregando Giona? A prima vista potrebbe essere una bella preghiera di pentimento, no? In cui Giona torna in sé, confessa umilmente al Signore di aver peccato. Giona vede che Ninive vuole essere salvata, che Dio vuole avere misericordia su Ninive, e Giona che Giona è stato scelto come suo strumento. Potrebbe sembrare tutto bene, ma se andremo, poi lo vedremo nelle prossime capitoli, se leggiamo il versetto 1-3 del capitolo 4, questa è un'altra preghiera di Giona, che dice così: Giona ne provò gran dispiacere e ne fu irritato. Allora pregò e disse: o Signore, non era forse questo che io ti dicevo mentre ero ancora nel mio paese? Perciò mi affrettai a fuggire a Tarsis. Sapevo infatti che tu sei un Dio misericordioso, pietoso, lento all'ira e di gran bontà, e che ti penti del male minacciato. Perciò il Signore, ti prego, riprenditi la mia vita, poiché per me è meglio morire piuttosto che vivere. Ora, al capitolo 4, Giona è di nuovo sulla terraferma, è fuori dal pesce, è vivo, è salvo, e non accetta la misericordia di Dio su Ninive, e prega, è una preghiera, questa è una preghiera di rabbia, è arrabbiato Giona con il Signore. Ma nel capitolo 2, la preghiera che abbiamo visto, è una preghiera, quella che si dice la preghiera della trincea. Che cosa significa? Nella prima guerra mondiale, e le guerre erano completamente differenti, e in pratica c'erano due eserciti, uno di fronte all'altro, che si affrontavano, e venivano scavate delle trincee, delle buche, l'abbiamo visto in tantissimi film, dove le persone cercavano di
ammazzare quelli dall'altra parte per andare avanti, fare un'altra trincea e così avanti. Ora, ogni giorno il soldato che entrava nella trincea non sapeva se sarebbe uscito vivo dalla trincea e così pregava: Dio mio, se mi tiri fuori da questa situazione farò tutto quello che vuoi. Questa è una situazione che spesso ci capita quando siamo disperati, diciamo: Signore, aiutami perché io farò tutto quello che mi chiedi, tutto quello che mi chiedi. Giona sta recitando una preghiera della trincea. Osservate i tempi della preghiera, della prossima. Versetto 2. Dal ventre del pesce Giona pregò il Signore. Versetto 3. Io ho gridato al Signore dal fondo della mia angoscia. Versetto 4. Io dicevo, sono cacciato lontano dal tuo sguardo. E infine versetti 7 e 8. Ma tu mi hai fatto risalire dalla fossa, oh Signore mio. Quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore e la mia preghiera è giunta fino a te nel tuo tempio santo. Giona non spera, è disperato. Sta dentro un pesce. Pensava di voler essere gettato in mare, per cui aveva detto: Ok, facciamola finita, buttatemi in mare, almeno muoio. E non se ne parla più. Ma adesso Giona realizza che è ancora vivo, o forse è morto, non lo sappiamo. Non sappiamo se Giona è vivo dentro il pesce o è morto dentro il pesce e poi Dio lo resusciti, ma non è importante. Ma comunque ancora pensa, ancora rifletta, ancora riflette, e finalmente, perché fino a poco fa non aveva detto una parola col Signore, era soltanto fuggito. Quando il Signore gli aveva detto va a Ninive, lui non aveva parlato col Signore. Quando le persone era cominciata la tempesta, non aveva parlato col Signore. Quando gli avevano chiesto chi fosse e quello che facesse, non aveva parlato col Signore. A questo punto, nella sua disperazione, prega e prega una preghiera da trincea: Signore, salvami da sta situazione, io faccio tutto quello che mi dici. Però guardate l'atteggiamento che ha Giona nel versetto 4. Sono cacciato lontano dal tuo sguardo. Tu mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. Tu, Signore, mi hai gettato. È colpa a Dio. Sei tu, Signore, che mi hai messo qua dentro il pesce. Mica vero, mica vero. Non era il Signore che l'aveva gettato lì. Era Giona che aveva detto ai marinai: Sentite, so perché c'è tutto questo. Gettatemi dalla barca come se fosse una zavorra e il mare si calmerà. E quello era successo. Vieni alla prossima. Dice al versetto 8: quando la vita veniva meno in me, io mi sono ricordato del Signore. Ecco, quando veniva via, quando ho capito che non c'era più niente da fare, allora mi sono ricordato del Signore. Ci è voluto un bel po' per far decidere Giona a parlare con Dio. E adesso nel ventre del pesce pensa: bisogna che succeda qualcosa prima che parta la digestione del pesce. Perché se comincia la digestione del pesce io sono finito. E si ricorda soltanto allora di pregare. Soltanto in quel momento prega. Ma non ricorda che forse dovrebbe pregare per il suo peccato e chiedere scusa. E magari chiedere ritornare a Dio. Anzi, che cosa dice? Io ho gridato al Signore. Io mi sono ricordato, la mia preghiera è giunta, io l'ho fatto, la mia pietà, la mia spiritualità. Signore, lo vedi come sono stato bravo io che ti prego in questo momento? Mi dai la prossima? Giona, versetti 9 e 10 del capitolo 2. Quelli che onorano gli idoli vani allontanano da sé la grazia, ma io offrirò sacrifici con canti di lode, adempirò i voti che ho fatto. La salvezza viene dal Signore. Guardami, Dio. Non sono come quei pagani lassù che non ti conoscono e non ti adorano. Io sono molto meglio. Io seguirò quello che tu mi dici. Adesso, poi a dirla tutta, proprio in quel momento, se abbiamo letto, sulla superficie del mare calmo, ci sono persone che sono pagani, è vero, sono senza valore, idolatri, ma stanno invocando il Signore. Stanno innanzi al Signore, addirittura offrono offerte al Signore. Il loro timore di Dio è diventato timore, stupore, riverenza e meraviglia.
Per cui Giona non ha ragioni manco in questo. Sopra ci sono persone che tramite quello che è successo stanno riconoscendo che Dio è il vero Dio. Ora capita quando ci troviamo nella trincea, quando siamo in situazioni disperate, di ricordare al Signore i motivi del perché deve venirci in aiuto, no? Allora, diciamo Signore, io ho fatto questo, farò questo, farò quell'altro, evitando accuratamente di ricordargli perché dovrebbe non farlo. Anche Giona mica gli ricorda il Signore, c'hai ragione perché io ti ho disobbedito, per cui se mi puoi salvare salvami, però insomma hai fatto bene perché io sono stato disobbedente a te. No, lo mette da una parte, io per carità offrirò olocausti, andrò, farò, io ho pregato. E invece evitiamo di parlare dei nostri peccati, delle nostre mancanze, dei nostri rifiuti. Se fossimo onesti, Dio dovrebbe girarsi dall'altra parte di Giona e non guardare Giona. E non dovrebbe guardare nemmeno noi. Ma incredibilmente lo fa, si gira. Giona viene salvato dalla misericordia inaspettata di Dio. Le preghiere di Giona possono essere pronunciate nella più completa disperazione, con parole non giuste, ma Dio le ascolta comunque quelle preghiere, e Dio risponde ancora alle preghiere di Giona, ma non soltanto alle preghiere di Giona, anche alle nostre preghiere. Non perché ci siamo umiliati, non perché abbiamo detto le parole giuste a Dio. Hai detto quelle cose giuste, allora intervengo. Non perché abbiamo l'atteggiamento giusto, adesso che c'è l'atteggiamento giusto, allora va bene, io intervengo. E certamente non perché siamo in qualche modo migliori degli altri, gli altri li posso punire, no, ma Marco è il mio pastore, è responsabile di chiesa, no, a lui no, non è per quello. Ma soltanto perché il suo carattere, il carattere di Dio, è la misericordia. Giona non aveva visto la misericordia promessa da Dio all'opera, non l'aveva ancora vista. Noi sì, noi l'abbiamo vista la misericordia. In quel primo Natale, senza che avessimo chiesto scusa, senza che ci fossimo pentiti, solo perché Dio aveva promesso che avrebbe mandato qualcuno ad avere misericordia di noi. Ora, per Giona aveva scelto un pesce per portare la salvezza, per noi tutti ha scelto una vergine, ha mandato un bambino attraverso una giovane donna. Vi dai la prossima, Matteo 1, 23, versetto B, e Isaia 7, versetto 14. Perciò il Signore stesso vi darà un segno, ecco la giovane concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele, e Matteo specifica che tradotto vuol dire Dio con noi. È un momento che racchiude pienamente la misericordia inaspettata di Dio che ci dà speranza. Anni dopo, al figlio di quella vergine qualcuno avrebbe chiesto un segno. Isaia diceva di un segno. A Gesù sarebbe stato chiesto un segno. Mi dai la prossima? Matteo 12, versetti da 38 a 40. Allora scribi e farisei presero a dirgli: Maestro, noi vorremmo vedere da te un segno. Ma egli rispose loro: Una generazione malvagia e adultera chiede un segno. Segno non le sarà dato, se non il segno del profeta Giona. Poiché come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così il figlio dell'uomo starà nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. Ora, qual è il segno? Qual è il segno? Un luogo che dovrebbe essere un luogo di morte definitiva, ventre di un pesce, dopo 3 giorni si rivela un luogo di vita, il ventre del pesce gigante, è il cuore della terra, una tomba,
posti dove non vai deliberatamente, non vai deliberatamente in quei luoghi e non ti aspetti di tornare dal ventre di un pesce o da una tomba. Ma Giona lo fece e Gesù l'ha fatto. Gesù dice ai farisei che lo farà anche lui. Sappiamo che è esattamente quello che è successo. È successo perché un Dio misericordioso ha voluto salvare un popolo peccatore che si trovava in una situazione oggettivamente disperata. Dio ha fatto questo in quel primo Natale, ancor prima che coloro che fuggono da lui si rendessero conto che gli stava attivamente creando una strada, una via, una salvezza. Le persone non sapevano quello che stava succedendo con la venuta in quel primo Natale di un bambino tramite una vergine, ma Dio aveva già stabilito la rotta che avrebbe seguito quel bambino. Gesù viene a Natale per aprire quella via, dalla morte alla vita eterna, dal ventre della morte, che sia quella del pesce, di una tomba o di una vita lontana dal Padre, alla speranza di un altro giorno, di una nuova vita, di una nuova vita in Cristo, rinati. Ne parliamo sempre quando sei nato di nuovo, quando accettiamo Cristo, quando accettiamo quel Natale che è venuto, in cui è venuto Cristo, noi siamo realmente rinati. Il segno di Giona è la speranza. La speranza per noi peccatori che preghiamo nella trincea, che affondiamo disperatamente, che mangiamo alghe, che viviamo in quella trincea, pronti al peggio. È la misericordia in attesa di Dio, ma che Dio aveva promesso. Dio è fedele, la misericordia che ci salverà avviene. Il segno di Cristo è la speranza, quella con la S maiuscola, giunta sulla terra attraverso una vergine, che partorisce colui che sarà la misericordia, in attesa ma promessa di Dio, che ci trae fuori dalla morte del peccato e ci proietta in una vita fatta, vissuta assieme al nostro Padre. Egli nascerà e sarà chiamato Emanuele, Dio con noi. Preghiamo. Grazie, Signore, di essere un Dio di misericordia. Grazie, Signore, di essere un Dio che dà speranza, che è speranza. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, perché queste cose siano a me nel tuo cuore. Signore, io non voglio pregare soltanto nella trincea, io voglio pregare te sempre. So che tu sarai lì quando sono nella trincea della mia vita, negli eventi brutti, tu sei lì presente, ma non voglio ricordarti del perché dovrai agire in mio favore, perché io, come uomo, come donna, sono un peccatore, sono una peccatrice e continuerò ad esserlo per tutta la vita. Ma grazie di quel primo Natale in cui tu hai mandato Gesù a far sì che tutti coloro che, nonostante siano peccatori e peccatrici, possano riconoscersi in Gesù, affidarsi a Lui e arrivare al trono della tua saggezza. Signore, io voglio essere tuo testimone, voglio essere tua testimone di tutto questo, di tutto quello che mi è accaduto, della nuova nascita che ho avuto, di come tu mi hai perdonato, di come tu mi hai perdonata. E Signore, non voglio prometterti di agire per te soltanto quando sono nella trincea, quando sono disperato, quando sono disperata, ma voglio ringraziarti e prometterti di agire ai tuoi comandi in qualsiasi momento della mia vita, in qualsiasi cosa tu mi chiedi. Questo ti prego, lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.